Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Parlare di RME è sempre un piacere, è arduo se non impossibile trovare i punti negativi o difetti di costruzione di queste schede audio e convertitori. RME è ormai da decenni leader nel rapporto qualità-prezzo-prestazioni nel campo delle schede audio per Mac e PC. È sinonimo di pro, resistenza e durata nel tempo grazie al supporto decennale dei driver che ancora oggi connette schede fatte nel 1999 con aggiornamenti driver e firmware. Una serie di prodotti quindi con una obsolescenza tecnologica veramente imbattuta. I loro prodotti si collocano solo nel mercato pro, facendo sin dall'inizio una scelta oculata della clientela. Non solo, non sono mai scesi a compromessi e rinunciano completamente alle fasce home e semi-pro, affollate da tanti altri marchi che abbiamo anche visto sempre su questo canale. Ci troviamo oggi a parlare della nuovissima UFX Plus, l'ammiraglia delle schede audio ora disponibile per le nuove connessioni USB 3 e Thunderbolt, in grado di supportare principalmente il protocollo MADI, impossibile da gestire agevolmente via USB 2. Proprio la UFX ha infatti finora svolto un ruolo di leader nella gestione dei canali audio su USB 2, primeggiando su tutte le altre schede audio e riuscendo, grazie ad un driver scritto in modo impeccabile, a gestire 30 canali da 44 kHz a 192 kHz. La nuova versione Plus si affianca alla UFX, ora chiamata UFX 2, aggiungendo un supporto al protocollo MADI che raggiunge virtualmente ben 94 canali. Ma le novità non finiscono qui. Esteticamente è molto simile alla precedente, tranne un nuovo look metal ed un riposizionamento della porta USB anteriore dedicata al sistema Durek. Sul pannello frontale troviamo quindi 4 canali preamplificati, in grado di accettare connessioni bilanciate sia in formato XLR sia TRS, con controllo di impedenza separata e Phantom Power 48V, attivabile attraverso il software Total Mix o attraverso il display frontale via menu. Infatti la UFX Plus è in grado di funzionare come mixer indipendente e recording station, anche senza computer collegato. Troviamo poi sempre sul pannello frontale un in-out MIDI, due uscite cuffie indipendenti. Sul pannello posteriore troviamo i soliti 8 in e 8 out in formato TRS e XLR per i canali 1 e 2, l'uscita e l'ingresso AESEBU, le connessioni BNC per il clock esterno, gli ingressi e uscite MADI, gli ingressi ed uscite ADAT doppi, 16 canali in totale, la connessione remote USB per il controller ARC, le connessioni Thunderbolt e USB 3 per il computer, un in e un out MIDI supplementare e il connettore dell'alimentazione generale. La scheda si presenta solida al tatto e ben bilanciata, facile da montare e connettere. Nel mio caso ho collegato tutti gli in e gli out nel seguente modo. Nessuno spazio è lasciato al caso, tutto completamente ingegnerizzato per garantire il massimo accesso e prestazioni di questa scheda. Nel mio studio è stata collegata con pannello anteriore, preamp 1 e 2 ad una DI esterna, preamp 3 e 4 ritorno master out dal mio sommatore, uscita cuffia 1 connessa all'amplificatore delle cuffie esterno, uscita cuffia 2 connessa a due speaker supplementari, MIDI in per la connessione di un controller esterno. Il pannello posteriore è configurato nel seguente modo: ingressi e uscite dall'1 all'8 dedicate all'outboard esterno, compressori Maselec Elijah JGR VC4 Eventide H3005. L'uscita ESEBU è dedicata alle casse Genelec 8540, la connessione BNC al convertitore Ferrofish a 16 Mark II, connessione MADI al convertitore Ferrofish a 16 Mark II, cui gli output sono collegati al sommatore Audio Vintage Maker, connessioni ADAT collegate al convertitore esterno Presonus Digimax, connessioni USB 3 al Mac Pro e connessione MIDI collegate al Ferrofish a 16 MK2 per il controllo remoto dei parametri. Ho coperto quindi tutti gli in e gli out per verificare la gestione e lo stress che può sopportare la UFX Plus. Scaricati i driver e aggiornato il firmware, il Mac Pro riconosce immediatamente, avviando il nuovo Total Mix, il supporto MADI diventa enorme. Troviamo infatti all'interno del Total Mix una pagina lunghissima dedicata proprio all'interfaccia MADI. Se collego la stessa connessione USB 3 alla porta USB 2, la scheda funziona perfettamente ma non vengono attivati gli ingressi e le uscite MADI, trasformandola di fatto in una versione UFX 2. Se colleghiamo la scheda alla porta Thunderbolt,
default dovremo fare attenzione a scaricare dei driver differenti sempre dal sito RME. Collegata la scheda alla mia DAW Studio One 4, viene riconosciuta immediatamente, gli in-out assegnati alla vecchia UFX vengono rispettati. Caricata la song di lavoro mi accorgo subito che il sound è leggermente differente. I nuovi convertitori infatti fanno perdere i punti di riferimento maturati con la UFX e sono costretto quindi a rifare il mix della song. Nulla di preoccupante, ma ho notato una differenza sul trattamento del canale centrale rispetto allo stereo. Complice sicuramente anche la connessione a Esebu, ora influenzata da un nuovo clock. Il nuovo Total Mix gestisce gli ingressi e le uscite in maniera totalmente indipendente. Oppure, in modalità DAW, possiamo far gestire tutta la scheda dalla DAW direttamente, facendola lavorare in modalità zero latency. Al momento RME offre il miglior ASIO Direct Monitoring sul mercato per gli utenti Windows di Cubase, Reaper, Studio One, eccetera. Una recensione tutorial completa del Total Mix la troviamo sempre su questo canale. Gli ingressi analogici accettano un range dinamico fino a 118-120 dB e notiamo anche un leggero miglioramento sui preamplificatori, notabile ad alte dinamiche più che alle basse, ed il range gain ora a disposizione di ben 75 dB. I preamplificatori delle cuffie hanno subito anch'essi un retouch ed il monitor control è privo di glitch. L'unica, se così si può definire, mancanza è un display meter più grande, ma più che sufficiente per notare i vari over in cui potremmo incorrere. Il MADI, per chi non ha familiarità con il MADI, possiamo dire che è un nuovo standard AES, è molto simile per certi versi alla Esebu, che ci permette di usare un'enorme quantità di segnali audio, 64 canali per ogni singolo cavo ottico e, cosa non poco di rilievo, su distanze fino a 2 km. Studiato quindi per situazioni di live broadcasting, è inoltre perfetto per chi utilizza sample rate elevati, fino a 192 kHz riuscirà a gestire ben 16 canali su un singolo cavo. La nostra RME UFX Plus è equipaggiata, anche come altre schede interfacce RME, con la connessione MADI, come la MADI Face, che insieme ad un laptop ci permette di registrare 64 canali in ogni situazione e postazione. Al momento è uno standard molto stabile ed utilizzato nel mondo, soppianterà nei prossimi anni le connessioni ADAT grazie proprio alla sua affidabilità. Con RME viene fornito inoltre un remote data in grado di utilizzare la trasmissione MADI per pilotare anche preamplificatori ed altro a lunga distanza senza dover essere in prossimità di quelle macchine. Per capire le potenzialità del MADI, ricordiamoci che possiamo registrare e gestire 64 canali a 48 kHz, 32 canali a 96 kHz, 16 canali a 192 kHz. Sempre RME mette a disposizione l'8x8 MADI, un router in grado di accettare fino a 512 canali audio e ridirigerli in ogni combinazione verso 512 uscite. Il clock steady è la caratteristica più interessante, immune infatti dal fenomeno del jitter, è super stabile su qualunque clock digitale. Spero che questa mini lezione vi sia stata utile, vedremo altri video dedicati alla UFX Plus. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off, non dimenticate di iscrivervi cliccando al mio canale e lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!